Ha vinto il trofeo GPROC 2014 nella sezione Innovazione, la Cantina Antinori, una vera e propria cattedrale del vino posta nel cuore del Chianti, siamo in Toscana, costruita sbancando una collina intera e poi ricoprendo di terra e vigneti l'edificio. Visibile dall'esterno solo attraverso alcuni tagli che si integrano perfettamente nello splendido contesto naturalistico toscano. La progettazione dello studio Archea, del resto, evidenziava il legame profondo e radicato con la terra, una relazione tanto ben rappresentata dall'immagine architettonica a nascondersi e confondersi in essa. GMP, acronimo dello studio tedesco Architekten von Gerken Marg and Partner, ha recentemente portato a termine la costruzione del proprio progetto per lo stadio di basket a Dongguan nel sud della Cina. Il complesso è modellato con forme arrotondate ed è circondato da un ampio parco che segue l'andamento sinuoso del volume, disegnato con ampi spazi verdi e percorsi curvilinei. Con la capacità di circa 15.000 spettatori, l'edificio ha la funzione principale di ospitare incontri di basket, ma può essere utilizzato anche per altri eventi come concerti e manifestazioni sportive. Inaugurato a New York, vogliamo negli Stati Uniti, il centro universitario della The New School, progettato da SOM, l'edificio costituirà il dinamico campus verticale per una delle più stimate istituzioni formative di Manhattan e con i suoi 35.000 metri quadri rafforzerà il carattere sperimentale dell'università. Il centro universitario si struttura su 16 piani che ospitano studi di design, laboratori, aule interdisciplinari, la biblioteca universitaria principale, un auditorium da 800 posti con l'inerente caffetteria, oltre a spazi accademici e sociali per le attività di tutti gli studenti. Sarà realizzato in legno, smontabile e riutilizzabile il padiglione della Francia che verrà ospitato all'interno di Expo 2015. Presentato nei giorni scorsi a Parigi, il padiglione è realizzato su progetto dello studio di architetti Arnaud Legendre, Nicolas Desmézières e Ali Afferny e sorgerà accanto a quello italiano. Una struttura di 2.000 metri quadri su tre piani e circondata dal verde. Lo spazio espositivo si strutturerà su tre piani al centro di un'area complessiva circondata da un grande campo giardino. Il costo stimato è di 20 milioni di euro. Con il prossimo filmato andremo a scoprire il Bar de Art dello studio brasiliano di Ana Costa a San Paolo do Brasil.